La responsabilità di lanciare buoni talenti è qualcosa che conosco bene, visto che precedentemente al mio incarico di sovrintendente del Rossini Opera Festival, io ero maestro e manager di diversi artisti importantissimi, come Juan Diego Flores, Daniela Barcellona, Ildara Brazzacov, eccetera, eccetera, che ho scoperto io. Sono molto contento, logicamente, e la responsabilità di essere presidente di giuria mi è stata affidata per meriti miei personali, ma per via del Rossini Opera Festival, che è questo festival importantissimo, il primo al mondo per quello che riguarda Rossini, che dal 1980 esiste per far conoscere meglio Rossini. Tra le personalità di spicco della giuria per il Di Stefano c'è anche il direttore Di Crescenzo. Sicuramente queste realtà sono molto interessanti per scoprire nuovi talenti, anche in posti un po' particolari come può essere la città di Trapani, che ha una bella tradizione, quindi lo scopo è quello di appunto scovare e trovare qualche bravo cantante che possa poi partecipare anche alla stagione del luglio musicale. Come il confronto con i colleghi di giuria? Ma è un bel confronto, adesso oggi iniziamo i lavori, quindi capiremo anche le prospettive, le vedute, però come ha ribadito il maestro Roccaro, insomma, lo scopo del concorso è di garantire una qualità anche di giudizio. Trapani io ce l'ho nel cuore, non è la prima volta che vengo e devo dire sono sempre molto colpito, è una città che è veramente ricca di fascino, di colori, di bellezza. Sono stato anche l'anno scorso, quindi sono tornato quest'anno con grande piacere, ogni volta è una bella sorpresa. È tutto pronto per questo 18° concorso del Giuseppe Di Stefano, come si presenta questo concorso? Sicuramente come una grande opportunità sia per i giovani che cantanti che vogliono cimentarsi in questo concorso, ma anche per la città di Trapani che ritorna alla ribalta sullo scenario nazionale e internazionale per il mondo dell'arte, della cultura, della musica. E noi siamo felici davvero di accogliere la giuria, di accogliere tutti questi giovani, non solo a Trapani ma anche a Palazzo Comunale, che ancora una volta si apre alla cultura e ospiterà in questi giorni tutti questi giovani cantanti che si esibiranno al suono del pianoforte. E poi ci sarà il gran finale al Teatro Pardo che riaprirà per l'occasione e quindi noi diciamo, non ci fermiamo, la cultura continua ad essere un volano di sviluppo di questa città e continueremo a puntare perché continui ad esserlo.